Ciao, sono Silvia, ho fondato Zafferano Montefeltro nel 2008 e ho ripreso nell'area del Montefeltro in modo importante la coltivazione dello zafferano del Montefeltro. Mi piacerebbe stupirvi con effetti speciali, ma siamo a maggio e lo zafferano in questo periodo perde le foglie. Tutto quello che mi è rimasto da farvi vedere è questo. Vi ho portato a vedere una parte della nostra produzione. Questo è, diciamo, un vaso che rappresenta più o meno un quarantesimo via della nostra produzione che si assesta sui 2 kg annui o poco più. Come distinguere un buon zafferano? Ci sono molti produttori. Innanzitutto è fondamentale vedere il contesto di produzione. Oggi ho deciso di fare il video nello zafferaneto dell'anno scorso. Come vedete, si è completamente ripristinata quella che è la biodiversità. Ed è un buon indice di valutazione di un contesto di produzione. Naturalmente le condizioni pedoclimatiche sono fondamentali per una buona spezia. Ci troviamo nell'Appennino centrale, un Appennino vocato, sicuramente alla produzione di un ottimo zafferano grazie alle condizioni pedoclimatiche. Un secondo importantissimo fattore è la cultivar dello zafferano che si usa. Vi domanderete come esistono diversi tipi di zafferano? Ebbene sì. Test recenti hanno anche dimostrato quello che gli agricoltori da tanti anni, insomma, dicono, ovvero diverse selezioni di zafferano danno diversi risultati in coltivazione e in spezia. Noi utilizziamo un'antica cultivar degli Appennini che abbiamo ulteriormente selezionato in tanti anni di lavoro ottenendo un ottimo risultato. Terzo importante fattore da tenere presente quando si sceglie un agricoltore è la filosofia di produzione. Per quanto ci riguarda, usiamo un approccio all'agricoltura non dogmatico. Noi coltiviamo in modo organico, una regola molto semplice, molto facile da capire. Tutto quello che usiamo nei campi può essere toccato a mani nude, senza pericolo per l'uomo. Un quarto fattore da tenere presente quando si sceglie uno zafferano è il metodo di trasformazione che utilizza il produttore. Noi essiccchiamo lo zafferano in essiccatore, quindi con una fonte neutra di calore, quindi dato dall'elettricità, che non va a cambiare il prodotto. Infatti l'essiccazione non è altro che una tecnica di conservazione alimentare, non ci serve per rendere commestibile o migliorare lo zafferano. Non pratichiamo l'essiccazione o tostatura a legna perché modifica in modo sensibile il prodotto, dandogli comunque dei sentori di affumicato. Tenendo presente tutto ciò, a volte comunque sia, i clienti mi chiedono: ma scusa, perché gli zafferani sono diversi? Certo, quindi rispondo: ma secondo te di cosa sa lo zafferano intanto? E la risposta è: lo zafferano sa di zafferano. Mi viene sempre da ridere, come dire che il vino sa di vino. Questo soprattutto perché spesso e volentieri si utilizza la spezia solo come colorante alimentare. Interessante, ma vi direi di risparmiare soldi e tenere un po' di calendula o carta avvoltintoria sul balcone. Se volete saperne di più, potete venire a trovarci su appuntamento chiaramente. Trovate i nostri riferimenti sulla nostra pagina web zafferanomontefeltro.com. Oppure venite un po' a sbirciare in azienda attraverso la nostra pagina Facebook, Zafferano del Montefeltro, ci trovate facilmente. Grazie e spero di vedervi presto.